Dell'interno La Morgese da Milano, l'occasione è quella dell'inaugurazione della mostra antimafia itinerante alla presenza del Presidente del Consiglio Draghi. Sentiamo La Morgese. Giovani a cui tramandare anche la memoria di questi eventi terribili, che la strage di Capaci, di Via D'Amelio, come disse il ministro dell'epoca Martelli, fu il peggior investimento per le mafie. E allora, come ho ricordato a Palermo, anche per dare la misura di come ormai il mondo sia globalizzato e di come sia necessario stringere alleanze tra Stati, negoziare patti per costruire una risposta comune a un nemico che prospera se gli viene lasciato dello spazio libero, senza presidio. Volevo ricordare che, per esempio, se a Quantico in Virginia c'è una appena si entra, che è la scuola più importante del pianeta, dove si formano i poliziotti dell'FBI. Bene, lì quando si entra si trova una statua, ed è la statua di Giovanni Falcone. Quindi vuol dire che anche loro hanno riconosciuto che il metodo Falcone è quello che ha cambiato davvero l'impostazione di contrasto della mafia, perché Falcone aveva capito la mafia e aveva capito che era necessario andare al di là di quelle che sono le modalità di contrasto regionali o nazionali. Bisogna andare a livello planetario con gli altri paesi. E quindi d'altra parte dobbiamo anche dire che è da più tempo che le mafie hanno assunto una dimensione sempre più affaristica. I metodi intimidatori si affiancano alle capacità di stringere alleanze con imprenditori, pubblici funzionari. Questo è l'intervento del ministro dell'Interno Luciano Lamorgese da Milano, inaugurazione della mostra legata all'antimafia itinerante.